Ed è con vero piacere che anche oggi ridiamo ancora il buongiorno a tutti i cittadini abruzzesi con prima di tutto puntata molto interessante perché parleremo del Rosatellum, questa nuova legge elettorale che utilizzeremo molto presto in vista delle elezioni politiche. Lo faremo in compagnia dell'onorevole Tommaso Ginoble, ma prima andremo a sfogliare i quotidiani locali ed approfondire le notizie del giorno. Occhi puntati naturalmente sul comune di Teramo, a quanto sembra, perché purtroppo il condizionale d'obbligo proprio lunedì dovrebbe essere il giorno fatidico quando in teoria si dovrebbero dimettere 17 consiglieri in modo tale da far cadere, in gergo così si definisce lo scioglimento del Consiglio Comunale, il sindaco Maurizio Brucchi. Ma parleremo di questo, di tanti altri argomenti, naturalmente anche la cronaca in primo piano perché è stato arrestato il 17enne che all'incirca una settimana fa con una bottigliata ferì gravemente un 27enne pakistano perché compagno della madre. Queste e tante altre notizie, allora cominciamo subito a vederle insieme partendo dal quotidiano Il Centro. Ed ecco qui la notizia che vi stavo menzionando poc'anzi: tentato omicidio, 17enne arrestato. Teramo ha ferito gravemente il compagno della madre per gelosia. E poi ancora andiamo a vedere altre notizie, eccoci qui. Fotonotizia, molto interessante, ieri è stato un giorno molto importante anche per il Braga, che fa record di iscritti, sono più di 320 e soprattutto il conservatorio rinasce nella nuova sede. Poi, la crisi giustamente infinita, scrive il centro, Brucchi può cadere lunedì, ripensateci, questo è l'appello degli esponenti di Forza Italia e si continua giustamente a parlare di Rigopiano, al via gli interrogatori, l'ex prefetto l'11 dicembre in procura e poi si parla di violenza, un dibattito a Chieti con la Annibali, Legnini dice che 2 donne su 3 non sanno di subire un reato. Questo ovviamente per quanto riguarda la prima pagina del quotidiano Il Centro. E poi andiamo a vedere anche le altre notizie. Siamo sulla seconda pagina del quotidiano Il Centro. Rigopiano, l'ex prefetto, appunto, sarà sentito in procura l'11 dicembre e vediamo ancora altre notizie. Lo vedevamo poc'anzi. Legnini, 2 donne su 3 non sanno di subire un reato. Annibali ai ragazzi, ognuno faccia la sua parte. L'avvocatessa sfregiata con l'acido chiede agli studenti di impegnarsi sempre nel fare la scelta giusta. Sfogliamo ancora pagina dal quotidiano Il Centro e andiamo avanti. Saltiamo le notizie di carattere nazionale, in questo caso internazionale, e vediamo subito le notizie che riguardano la regione Abruzzo. In prima pagina Roccaraso si è già tornati a sciare, ieri primo test sulla pista del Pallottolieri, Margadonna, Consorzio Ski Pass Altosangro, al primo posto la sicurezza e poi tutela ambientale, arriva il codice etico per le aree protette e ancora andando avanti sul quotidiano Il Centro arriviamo alle pagine di Teramo. Teramo, aggressione per gelosia in via Po, arrestato a 17 anni per tentato omicidio e vediamo anche le foto che si riferiscono a quel giorno in cui appunto il giovane sferrò dei fendenti al fidanzato pakistano della madre. Il ragazzo tirò dei fendenti al fidanzato pakistano della madre, recidendogli la carotide. L'uomo ora è fuori pericolo. Si torna a parlare della morte della pittrice Renata Rapposelli. Oggi le analisi dei RIS su terra e tracce organiche nell'auto. E ancora, accordo tra università e ordini forensi, giurisprudenza, tirocini anticipati. Gli studenti potranno cominciarli 6 mesi prima della laurea. Una cosa molto interessante naturalmente per introdursi al meglio nel mondo del lavoro. Ed eccoci qua a parlare naturalmente della crisi in comune a Teramo. Brucchi potrebbe cadere lunedì, con me
Fate fuori la Tercop. Appello del sindaco e consiglieri riuniti per affrontare il caso dei 25 operatori delle strisce blu. L'opposizione e Futuro In lavorano per le dimissioni di massa prima del consiglio del 7. E quindi, come abbiamo spiegato tante volte, potrebbe accadere appunto che grazie alle dimissioni di 17 consiglieri comunali si possa appunto far cadere Brucchi. Ma arriva anche l'invito al gruppo di Gatti da Forza Italia. Ripensateci, spiegano alla città, serve una guida politica. Intanto per gli asili nido di Teramo arrivano 142.000 euro, serviranno adeguare due strutture. Santone chiede chiarezza sui MUSP. Effettivamente questi moduli provvisori che dovrebbero accogliere gli studenti teramani dovevano arrivare da tempo, ma fino adesso non riescono ancora ad arrivare in città. Chiaramente sono lunghe le questioni anche burocratiche che consentono l'arrivo di questi moduli, che non sono cosa di poco conto, ovviamente. Ma parliamo adesso del Braga, che trova a casa i debum di iscritti. Gli allievi sono 320. Trasferimento del palazzo ex INPDAC segna la rinascita del conservatorio. Valente dice: abbiamo un futuro radioso. E vediamo appunto una lezione di pianoforte nella nuova sede del conservatorio Braga. In questo caso c'è il maestro Tony Fidanza. E ancora la battaglia per l'acqua. Sinistra Italiana ha banalizzato il dibattito sul caso Gran Sasso. È sempre a terra. Edificio fatiscente, nuova viabilità, chiuse via Muzzi e Vico del Cigno. Ricorderete anche la protesta del comitato di quartiere di Santa Maria Abitetto, diverse insomma le iniziative, anche le nostre telecamere in più di un'occasione hanno raccolto le proteste dei residenti per quell'edificio fatiscente in via Muzzi. In realtà, se vogliamo dirla tutta, sono almeno 4 anni che realizziamo servizi in merito, chiamati a mostrare insomma le condizioni di quell'edificio alla cittadinanza con le nostre telecamere. E poi naturalmente la protesta dei residenti, finalmente qualcosa inizia a muoversi, anche se giustamente, come sottolineano i residenti del quartiere, non basta chiudere una strada, bisogna assolutamente far qualcosa di definitivo e duraturo. Ma proseguiamo con una bella notizia, con una notizia che comunque, voglio dire, dà sempre prestigio al nostro territorio. Dietro i successi Porsche, l'azienda teramana ACS, i componenti di carbonio dell'impresa creata dall'ingegnere Catenaro, eccoci qua, contribuiscono alle ultime vittorie della casa tedesca e di altre scuderie. Ancora, per chi giustamente viaggia spesso ed ha naturalmente interesse a non beccare multe, ci sono gli orari, no, gli orari no, quelli mancano, ma quantomeno le strade in cui saranno installati autovelox e telelaser. Ecco tutti i controlli di dicembre, quindi almeno facciamo attenzione ed evitiamo, per quanto insomma bisognerebbe guidare con prudenza sempre, a prescindere dai telelaser. Dissesto idrogeologico, allarmi e progetti, le aziende si accollano la pulizia di due fossi. Accordo con Provincia, Genio Civile, ARAP e Comuni di Canzano e Castellalto, gli imprenditori dicono: spendiamo meno, così che con i danni delle continue alluvioni, giustamente, fanco e ghiaia nel canale, toglieteli o Silvi si allagherà alla foce del Concio. Questo giustamente spiegano i vari imprenditori del luogo. Assegnati premi di Giacinto, riconoscimenti a 8 teramani eccellenti, alla storica Corale Verdi. Vediamo alcuni momenti della serata. E ancora proseguendo, sfogliamo pagina e siamo adesso a Tortoreto. Appello per via panoramica a pezzi. Di Matteo, le auto passano nonostante i gradini, il divieto di transito, la provincia faccia subito qualcosa. Vediamo proprio il sindaco Domenico Di Matteo davanti al gradino creato dalla frana in via panoramica a ridosso della A14. Effettivamente la situazione è critica. A Nereto il commissario è di Gaetano. Salvi spiega perché ha fatto cadere Di Flavio: sono stato esautorato e deriso, non contavo nulla. E poi ieri dal PD una missiva in cui praticamente si esprime sdegno per l'assessore che appunto ha contribuito a far cadere il sindaco Di Flavio.
Ad Alba nigeriano danneggia la sede del centro immigrati e ancora tornano i vigilanti armati nei punti sensibili di Alba Adriatica. Il servizio costerà 33.000 euro. E poi eccoci qui, siamo a Giulianova, manca il cartellone degli eventi natalizi, accuse al comune. Via Sauro verrà liberata dal cantiere il 7 dicembre, ma Mustone e Massi sono critici, zero programmazione. E poi ancora Mastrilli nominato coordinatore locale di Noi con Salvini, l'imprenditore molto attivo nel sociale. E ancora ruba portafogli in treno, arrestato la Polfer in stazione, ammanetta un giovane di Roseto e denuncia la fidanzata. Ancora per quanto riguarda il quotidiano Il Centro, nelle pagine dedicate alla provincia di Teramo, il multisala di Silvio è pronto ad aprire, a giorni l'inaugurazione del cinema da 8 schermi e 1568 posti nel Centro Universo e domenica un live di Zarrillo. A Roseto, nuovo piano spiaggia, spazio per piazza e mercato ittico. E poi ancora Di Girolamo messo sotto accusa, abbandona l'aula consiliare. Gli aumenti della tassa sui rifiuti probabilmente fanno stizzire il primo cittadino rosetano. A Silvi 14 assunzioni, aperto il Lidl con area verde, impianto fotovoltaico. E sempre poi si torna sul Roseto, solo qui una simile stangata, le associazioni turistiche contro gli amministratori. E insomma, giustamente, come sentirete anche nel corso dei nostri telegiornali, quella della Tari, di questo aumento spropositato della tassa sui rifiuti, un argomento in questo periodo molto sentito a Roseto da parte degli imprenditori, perché le percentuali di aumento sono state veramente eccessive. Eccessivamente elevate. Siamo adesso alla pagina di Montesilvano. Giro di vita del prefetto, espulso un senegalese. Scatta per la prima volta un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di un cittadino non in regola con il permesso di soggiorno. E poi parla il colonnello D'Amato, caserma forestale. Per ora non sono previsti traslochi. Proseguiamo ancora a Pescara, adesso assalto in una villetta isolata, rapinata in casa da 3 uomini armati. Montebello di Bertona, una 70enne e la badante minacciate con un bastone e costrette a consegnare soldi e preziosi. Nella seconda pagina del quotidiano Il Centro dedicato a Pescara, presentati all'Aurum i nuovi piani di risparmio, la Banca Popolare di Bari, Arche, clienti, niente imposta sui rendimenti, l'investimento in favore delle piccole e medie imprese italiane, antenne e colli, scontro con il Comune, circa 1.500 residenti del Comitato si appellano alla città, aiutateci a sostenere la lotta nei tribunali. E poi arriviamo all'Aquila, terribile notizia, terribile immagini. Muore a 37 anni, militare di San Pelino. Frigioni si è schiantato con la sua auto contro un tir in avaria. Il giovane lascia la giovane compagna e un figlio piccolo. Guardate, le immagini dello scontro sono veramente terribili. E poi, sempre l'Aquila, false attestazioni, fuoco nello storico hotel, in due sotto processo. E a Sulmona un vescovo che arriva dal mare, Papa Francesco, ha scelto Don Michele Fusco, 54 anni, il 6 dicembre, finora parroco di Positano. E ha avuto quindi, si vede, un grande affare Papa Francesco per rinnovare in Abruzzo i vescovi. Dopo aver appunto scelto Monsignor Leuzzi per Teramo, si è trovato a fare un'altra scelta, come abbiamo visto, per un'altra diocesi. Adesso siamo alle pagine di Chieti, ex Carichieti e scontro sull'inchiesta per estorsione. La procura chiede l'archiviazione per l'ex direttore Sbrolli. Nessuna pressione, ma l'imprenditore, ripeto, si oppone. Obbligato dalla banca, 4 milioni in fumo. E siamo alla pagina della cultura e degli spettacoli. E come sempre diamo uno sguardo alle notizie che riguardano l'Abruzzo, la mostra L'Abruzzo in guerra con gli alleati del Sangro al Senio. Verrà inaugurata oggi alle 17 nella Maison des Arts della Fondazione Pescara Abruzzo in Corso Umberto, la mostra Dal Sangro al Senio, il percorso della Maiella attraverso le immagini alleate. E poi vediamo se ci sono altre notizie che ci riguardano da vicino.
come questa, ad esempio, stasera in scena a Pescara, gli sguardi che attraversano di Castellucci e Guidi. Ma c'è una mostra molto interessante che invece vorrei segnalarvi, che è quella che verrà inaugurata questa mattina all'ospedale di Teramo nel centro trasfusionale, ed è una mostra di grandi artisti. Finalizzata questa mostra, perché in un ospedale, proprio a sensibilizzare alla donazione del sangue. Davvero una bellissima iniziativa, di cui chiaramente vi parleremo anche nel corso dei nostri telegiornali, voluta dall'ASL di Teramo. Ed eccoci alle pagine sportive: lo sport, naturalmente il calcio. Serie B domani con la Ternana. Il Pescara spera nei gol di Pettinari per scacciare la crisi. Zeman conferma l'ex nel tridente con Mancuso e Capone, Crescenzi verso sul recupero. E poi, andando avanti, naturalmente ci occupiamo del Teramo. Speranza Teramo, mancano i punti al Bonolis, il difensore. Le parole di Campitelli fanno sempre bene alla squadra, servono a spronarci. Come sapete, giustamente, il presidente Campitelli ha rivolto una romanzina ai ragazzi dopo la sconfitta contro la Samb, e ci sta tutta. Poi Serie D, Vastese, eccoci qua, arriviamo subito. Il mercato, ecco Cherillo, e piace tedesco Arzignano su Valenti. Il San Nicolò tratta Tiboni del Palazzolo, può tornare Censori, l'Avezzano in pugno Bisegna ed è interessato a Kras. Il giudice sportivo, Juniores, aggressione all'arbitro, 5 anni al giocatore del Luco. Corri razzisti in promozione, Nuova Santa a porte chiuse, Castronovo KO a tavolino per le spinte al direttore di gara. Vediamo altre notizie: calcio a 5, Pescara voglia di riscatto, acqua e sapone a tavoletta. Ed è tutto per il quotidiano Il Centro. E allora diamo uno sguardo al Messaggero, partiamo dalla prima pagina dedicata all'Abruzzo, e naturalmente il Messaggero, come avete notato, ed è correttissimo che si faccia così, apre sempre la prima pagina con la vicenda di Rigopiano, perché sono tutti contro tutti in questo caso. Resort sotto la valanga, la procura delinea condotte conflittuali tra le varie istituzioni, la strategia potrebbe far emergere altre prove, fissato il calendario degli interrogatori. Anche nel quotidiano Il Messaggero troviamo in prima pagina la notizia dell'aggressione all'amico della madre: il 17enne è stato arrestato. E andiamo ad approfondire subito invece le altre notizie, appunto la catastrofe del resort, la strategia del tutti contro tutti, lato di accusa della procura delinea solo condotte conflittuali. Forza Italia, previste poche risorse per fronteggiare nuove emergenze. Naturalmente poi la politica cerca sempre di dare le sue opinioni anche per, come dire, farsi sentire. A Pescara 2 milioni per il reddito di inclusione, via la manovra del comune, assegni da 187 a 485 euro alle famiglie in difficoltà, un aiuto al reinserimento lavorativo. Sono un migliaio le persone con i requisiti per fare richiesta, non è una misura assistenzialistica, dice Antonella Allegrino. Rifiuti, spunta la carta del baratto. E poi ancora Jennifer, un anno fa il delitto più orrendo, a soli 26 anni, lo ricorderete, uccisa dall'ex fidanzato che non accettava la fine della relazione. Domani la fiaccolata degli amici fino alla mattonella di Piazza Salotto. E poi, sempre per quanto riguarda le pagine di Pescara, inchiesta sul concerto della Mannoia, lo show finanziato con i fondi europei nel mirino della Guardia di Finanza. Andiamo adesso alle pagine dell'Aquila: tasse, il Consiglio Comunale compatto contro la restituzione. Su proposta del sindaco Biondi passa un ordine del giorno bipartisan, la misura pesa circa 73 milioni, una mazzata per tutto il territorio. E ancora a Palazzo Carli, ipotesi culturale, la proposta di trasferimento del conservatorio nell'edificio stuzzica la rettrice Inverardi. E poi ancora di Pancrazio, dirigente, scontro. Il vicepresidente della provincia Lamorgese esulta dopo la dichiarata incompatibilità con l'incarico dell'ex sindaco.
la pagina di Chieti, il Coco Festival sul corso, ma i commercianti protestano, il centro storico diventa una pasticceria all'aperto con espositori da tutta Italia. Come vi dico tante volte, ogni mondo è paese, perché come si sono nel caso Teramano lamentati gli ambulanti per la festa del cioccolato, anche al Coco Festival di Chieti si lamentano i commercianti. Quindi diciamo che sembra, no, che ogni città sia diversa dalle altre, ma in realtà siamo tutti uguali. Deroghe gazebole, nuove regole, i gestori dei locali pubblici potranno finalmente sistemare anche nel periodo invernale pedane recintate e coperte. E siamo alla pagina di Teramo, ma prima di andare a sfogliare le pagine del quotidiano Il Messaggero che riguardano appunto la città di Teramo, facciamo così, ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo insieme. Il Conservatorio Braga cambia sede. Sì, oggi presentiamo alla cittadinanza la nostra nuova sede, ex INPDAP di proprietà dell'INPS, è collocata su piano terra, piano primo, piano secondo, più un piano sottoterra nel quale abbiamo addirittura interesse e intenzione soprattutto di ricavare tutta la parte museale con la nostra storia, la nostra lunghissima storia di 122 anni di storia, praticamente la prima effettiva scuola di musica abruzzese. E questo per noi è un grande fiore all'occhiello, un grande vanto e io sono molto orgoglioso di presentare sia questa perpetuazione nella storia e soprattutto questa nuova sede a Teramo. È importante anche ricordare l'insediamento del nuovo consiglio d'amministrazione e anche il mio in qualità di presidente. Noi praticamente siamo partiti 2 anni fa in maniera alquanto empirica, cioè la cittadinanza sa come eravamo ridotti 2 anni fa. Adesso per fortuna tante cose sono cambiate, non avevamo docenti, non avevamo allievi, avevamo un management molto, molto limitato. Però oggi devo dire che tutte queste componenti sono importanti, oltre 300 allievi, un corpo docenti eccezionale e sicuramente ci presentiamo in veste completamente nuova. Tanti corsi nuovi al Conservatorio Braga. Sì, abbiamo attivato tutti i nostri nuovi corsi in aggiunta a quelli che già facevamo tantissimi anni e soprattutto partirà venerdì prossimo un corso per l'acquisizione di crediti che permetterà ai frequentanti appunto di poter poi successivamente fare il concorso per l'insegnamento nella scuola media e nella scuola superiore. Sono circa 90 iscritti, ha avuto davvero un grande successo. Così come le nuove ammissioni abbiamo raddoppiato rispetto allo scorso anno, sono state circa 142 le nuove ammissioni e abbiamo superato abbondantemente le 300 unità, i 300 iscritti, i 300 studenti. Per quanto riguarda gli indirizzi per gli studenti? Pressoché i classici abbiamo potenziato tantissimo diciamo, lo studio della musica classica, dello strumento classico e in più dallo scorso anno abbiamo attivato un corso preaccademico, cioè un'area preaccademica di jazz e quest'anno parte pianoforte, parte canto jazz, oltre a batteria che già si era attivato lo scorso anno, a sassofono e contrabbasso. Quindi anche qui abbiamo attivato nuovi corsi e ci siamo allargati. La famiglia pian pianino si sta allargando. E dunque avete seguito questo servizio che riguarda il nuovo percorso del Conservatorio Braga e anche il quotidiano Il Messaggero, naturalmente nella pagina Teramana ci parla del Conservatorio Musicale Braga, inaugurata la nuova sede, ma l'apertura è destinata ad una notizia di cronaca, ha tentato di uccidere l'amico della madre, arrestato a 17 anni e poi sembra alquanto ottimista il quotidiano Il Messaggero perché ci dice che sono 19 consiglieri pronti a rassegnare le dimissioni, anche se dopo vari annunci, rinvii e battibecchi, adesso la squadra antibrucchi sembra ed obbligo essere compatta, ne vedremo a mio modesto parere ancora delle belle. Premio di Giacinto, ecco tutti i riconoscimenti, ieri appunto il premio Annino di Giacinto, nona edizione. Pitrice è morta, verità confronto. I carabinieri cercano di scoprire se padre e figlio in passato siano transitati sul lungo fiume in cui è stato trovato il corpo. Anche noi, come avrete visto, ieri vi abbiamo mostrato un servizio al riguardo e la soddisfazione, obiettivamente, concedeteci,
talvolta un pizzico di autocelebrazione, il nostro servizio realizzato dal nostro Francesco Marcozzi in compagnia dell'avvocato di Simone Santolari è stato ripreso anche da chi l'ha visto. Sono piccole soddisfazioni ma che ripagano il lavoro e gli sforzi che quotidianamente facciamo per darvi il massimo e il meglio dell'informazione, ma ve lo sapete bene perché ci ricambiate con affetto e con tanto seguito. Natale, niente eventi e pista sul ghiaccio a Giulianova, le iniziative frenate dalle misure di sicurezza e dall'alto costo di occupazione dell'area pubblica. Comune, il commissario è Di Gaetano, naturalmente siamo a Nereto, il sindaco da Salvi, non me l'aspettavo, l'assessore comunista d'accordo con il centrodestra. E poi pennelli lungo la costa, il progetto è dannoso. Velocemente alle pagine sportive, Pescara Arena ci siamo, ho presentato ieri il nuovo stadio che sorgerà nei pressi della Pineta, si spera di vederlo completato fra 3 anni. E naturalmente si parla del Teramo, primo obiettivo, un esterno sinistro, il definitivo ritorno al 3-5-2 condizionerà le scelte nel prossimo calciomercato. E uno sguardo veloce anche alla Serie D, Bastese, Traini e Pedalino, nuovi obiettivi in attacco, l'addio di Cristaldi apre la strada a 2 nuovi acquisti e questo appunto il mese in cui si inizia seriamente a parlare di calciomercato. Diamo uno sguardo velocissimo anche al quotidiano La Città, perché ci tengo a far entrare al più presto il nostro ospite della giornata, ovvero l'onorevole Tommaso Ginoble, che ci parlerà di un incontro molto importante che si svolgerà oggi a Teramo, ma non solo, parleremo chiaramente di politica a tutto tondo. Pressing per la caduta del sindaco, gli antibrucchi non hanno ancora la certezza dei numeri per le dimissioni di lunedì. E poi in prima pagina, tecnologia teramana, campione del mondo, la ACS di Tortoreto fa volare le Porsche di Le Mans. Non riusciva più a mangiare, rovinato dal dentista, pensate, a processo parla un testimone. Andiamo subito ad approfondire queste e tante altre notizie. Eccoci qua, pressing sugli indecisi per rompere le righe. Gli antibrucchi non hanno ancora una maggioranza certa in vista delle dimissioni di lunedì. La situazione in divenire in consiglio comunale, la maggioranza di Brucchi 12, la minoranza firmataria della sfiducia 12, pronte a dimettersi dal segretario 16, consiglieri non ancora schierati 5. Insomma ragazzi, davvero è diventata una storia pazzesca e senza fine. Conservatorio Braga, l'abbiamo visto anche poc'anzi, la musica teramana finalmente la sua casa. E poi i genitori sospesi alla scuola San Berardo. La consigliera Santone chiede chiarezza sul piano inagibile e il suo destino all'arrivo dei MUSP. Arrestato per tentato omicidio, si aggrava la posizione del 17enne che ha aggredito il compagno della madre per gelosia. E ancora ricostruzione di qualità con regole e garanzie, si è svolto a Teramo il convegno nazionale del Formedil. Iervelli dice casse e scuole edili in prima linea. Faraone premia i giovani talenti, è accaduto sabato scorso, come vi abbiamo raccontato attraverso i nostri servizi. E ancora, proseguendo, non riusciva più a mangiare e a sorridere. Nel processo a carica del dottor Porrini, un testimone racconta l'odissea del paziente che lo ha denunciato per lesioni. Anche Campri si prepara al Natale, è iniziato l'allestimento di addobbi e albero in piazza, come ci ha spiegato anche giorni fa il primo cittadino di Teramo, Maurizio Brucchi. Anche Teramo avrà il suo albero, come sempre donato dalla Banca Popolare di Bari, che vedrà installato in piazza Martiri. Ci ha assicurato il primo cittadino che quest'anno sarà bello, attenzione. La crisi a Nereto di Flavio caduto perché mancava un vigile e la giustificazione di Salvi, l'ex sindaco, solo una scusa, non ha fatto nulla per risolvere i problemi. Trovano 400 euro e li danno in beneficenza, il bel gesto da parte di un gruppo di alunni di prima media di Giulianova. Andiamo avanti, Di Girolamo vuole un mercato ittico, il sindaco di Roseto conta di inserirlo nel prossimo piano demaniale. E ancora, coppia di rosetani sorpresa a rubare sul treno, prendono il portafogli da una borsa ma vengono beccati dalla polizia ferroviaria. Intanto, sempre Roseto fa il pieno di eventi fino alla Befana, presentate le manifestazioni che inizieranno domani e che animeranno il capoluogo e le frazioni, compresa la pista sul ghiaccio all'Arena Quattro Palme.
andiamo avanti e vediamo anche queste le fotografie che riguardano un'iniziativa della città che si chiama Professione Giornalista, un anno scolastico alla scoperta dell'informazione, ma ancora proseguendo siamo allo sport. Il Consiglio federale stabilirà i criteri play-out. La riunione è prevista per oggi, il Teramo guarda con interesse infortunati gli enigmi Amadio e Fratangelo. Poi il basket, Herrera con Civitanova, gara complicata, ma il Teramo è pronto a vincere. Il centro biancorosso parla dopo la vittoria contro Fabriano. Nelle fila dei prossimi avversari c'è anche l'ex Tessitore. E lasciamo anche il quotidiano La Città. Brevissima pausa pubblicitaria e poi torniamo insieme in compagnia dell'onorevole Tommaso Ginoblia tra poco. Teleponte, la tua televisione, la TV che ti racconta di tutto, per tutto il giorno. Partiamo alle 7 in diretta con Prima di Tutto, con la rassegna stampa dei quotidiani locali e dei siti di informazione web. Ospiti in studio. Ogni giorno dalle 12.30 spazio ai piatti più gustosi con la nostra trasmissione A Casa di Ludo. Alle 14 alle 19.15 l'edizione in diretta del telegiornale, occhi puntati sull'intera provincia di Teramo, ma anche su tutte le notizie di carattere regionale. Alle 21, dal lunedì al venerdì, Dopo Tutto, trasmissioni di attualità, politica, arte, sport. Il lunedì, alle 21.30, spazio al basket, con la gara del Teramo Basket 1960. Il martedì alle 21.30, la trasmissione dedicata alla moda e al cambio look, operazione bellissima. E a seguire la gara di basket della Teramo a Spicchi. Il mercoledì alle 21.30 la spassosa trasmissione di sport Falso 9 con Silvio Sarta. Mentre il giovedì alle 21.30 appuntamento con Cuori Biancorossi, il format dedicato ad un personaggio sportivo della città di Teramo. E poi alle 22, Vera Informazione con Salvatore Marino. La domenica, seguici con Remake, il riassunto di tutti i principali avvenimenti della settimana. E naturalmente, nel corso dell'intera settimana, approfondimenti e redazionali giornalistici sui fatti più interessanti avvenuti in regione. Teleponte è sempre con te. Ed eccoci qua ancora una volta in diretta in vostra compagnia, ma soprattutto in compagnia dell'onorevole Tommaso Ginoblia, benvenuto. Buongiorno. E con grande piacere che ci facciamo una chiacchierata mattutina con l'onorevole Tommaso Ginoblia, notoriamente esponente del Partito Democratico, soprattutto in virtù di un appuntamento importante che riguarda la città di Teramo, ma direi tutti gli italiani, che si svolgerà oggi pomeriggio alle 18.30 nella sala polifunzionale della provincia di Teramo. L'incontro con l'onorevole Ettore Rosato, che poi tra parentesi è anche, diciamo così, il papà della nuova legge elettorale, il genitore, sì, senza ombra di dubbio, di questo famoso Rosatellum, che poi non ho ancora capito per quale ragione sempre questi nomi che ridanno un po' al latino, che poi di latino non hanno nulla. Non hanno nulla, è un vezzo, come dire, una moda che con l'Italicum e tante altre leggi elettorali ci si è incamminati su questo modo, su questa definizione, insomma. Bene, il Rosatellum appunto verrà spiegato, diciamo così, per filo e per segno proprio dall'onorevole Ettore Rosato e naturalmente sarà anche l'occasione per fare chiarezza. Sì, guardi, noi siamo orgogliosi insomma di avere questo pomeriggio a Teramo l'onorevole Ettore Rosato, insomma il capogruppo, come ha detto lei, il padre di questa riforma elettorale. Di cui il Paese aveva bisogno, di cui il Presidente della Repubblica ci
stimolava, ci pressava di far sì che sia la Camera che il Senato ci fosse una omogeneità. Non è stata facile, è stata un'ampia convergenza nei due rami del Parlamento affinché si potesse arrivare a questo risultato, insomma. Proprio alla vigilia anche di una nuova campagna elettorale, questo ha portato alcune polemiche da parte del Movimento 5 Stelle, ma insomma ogni volta che si propone una legge elettorale c'è chi la condivide e chi la osteggia, è un fatto anche di democrazia, insomma, immagino. L'impressione che hanno molti cittadini è che si è lavorato tanto per questa nuova legge elettorale, ma poi tutto sommato non è cambiato granché. Guardi, noi dobbiamo renderci conto che c'è una nuova fase del nostro sistema democratico rispetto a prima, dove c'erano due coalizioni, due poli che si contrapponevano. Adesso ce ne sono tre. C'è un solo sistema che può portare la governabilità vera con tre poli in campo, quello del doppio turno. Come devo dire, è un cambio epocale per la nostra democrazia e credo che insomma non ci fossero i tempi, le convinzioni, la maturità per poter pensare a questo. Per il resto i tre poli si confronteranno come sempre su progetti, sull'idea, sulla prospettiva, sulle speranze da dare agli italiani, ma io credo che oggettivamente, seriamente, nessuno dei tre poli riuscirà ad avere la maggioranza alla Camera e al Senato. Quindi in qualunque caso ci si dovrà poi attendere, come dico, la capacità, la pazienza per poter formare una coalizione che continui l'opera che il Partito Democratico dal 2014 sta portando avanti in questo Paese. Però lei, onorevole, ci sta già dicendo praticamente che torneremo alla confusione, molto probabilmente, dopo la prossima tornata elettorale. Se lei vuole che io dica una bugia, no, dirò no, che uno dei tre poli, che uno dei tre poli riuscirà a superare il 50%, immagino di no. E quindi quello che io le sto proponendo, lei la definisce confusione, io dico atto di responsabilità, poi insomma la politica la si fa con i progetti, lei con gli uomini e poi soprattutto con i numeri in democrazia. Se questi dovessero richiedere l'apparentamento politico su un progetto, io credo che nessuno si possa sottrarre di quelli che condividono attorno ad una prospettiva. Bene. Comunque, chi volesse approfondire il tema di questo Rosatellum, vorrà capire di più come si vota, ma non solo, vorrà approfondire tematiche di carattere politico, non può far altro che oggi recarsi alla sala polifunzionale alle 18:30. Sì, mi permetto di aggiungere che è una bella occasione per avere un personaggio di caratura nazionale, di ascoltarlo. Non sarà la solita passerella dei politici, perché abbiamo pensato che fosse giusto che Roseto rispondesse una volta tanto alle domande poste dalla vostra classe giornalistica e televisiva. Quindi non ci saranno altri interventi oltre quelle di Rosario, che risponderà come uno studio televisivo, un salotto televisivo. Insomma. Infatti una cosa è stata un'ottima idea quella che avete voluto. Una cosa anche nuova, non c'è la solita sfilza, insomma, di persone che spesso si sovrappongono, ripetono le stesse cose. Immagino che i giornalisti sfideranno anche Rosario con domande meno comode di quando magari queste domande vengono fatte all'interno dello stesso ceto politico. Benissimo, verrà moderato questo convegno da Marcello Maranella. Marcello che sarà Maranella sicuramente sarà un ottimo. Conosce un po' la politica, come devo dire, per averne fatto parte, credo anche con grande dignità. Nello stesso tempo svolge il suo ruolo con tante associazioni culturali, è un po' opinionista, insomma è una persona anche di carattere mite. È quella mitezza giusta per regolare un dibattito come quello di questa sera, credo.
Decisamente sì, quindi ecco anche diciamo un incontro molto originale e diverso dal solito con le domande poste appunto dai giornalisti che sicuramente renderanno più accattivante anche questo incontro a cui tutti sono invitati comunque a partecipare. Perfetto, in chiusura della nostra chiacchierata torneremo a ricordare ai cittadini abruzzesi di questo incontro perché naturalmente anche da fuori Teramo si può raggiungere appunto la sala polifunzionale e magari ascoltare quanto un leader a livello nazionale ci può raccontare su un argomento peraltro che, ahimè, ne sentiremo parlare parecchio nei prossimi mesi, per adesso ecco le prime pillole, diciamo così, sì, le riusciamo a immagazzinare. Sì, sono soddisfatto di essere riuscito a portare Ettore Rosato a Teramo. C'è questa città che in questo momento è in difficoltà per tanti motivi. Uno di questi segnali è che non è un po' da tempo, che anche uomini di un certo spessore nazionale in politica non sono più presenti a Teramo, anche questo è un segnale di una difficoltà intrinseca all'interno della città, insomma. Quando certo, non c'è dibattito politico, insomma, la democrazia ne soffre. È proprio così. E beh, lei l'ha citato, quindi io non posso che raccogliere il suo assist, Ginoble, perché giustamente lei dice una città in difficoltà. Che idea si è fatto di tutto ciò che sta accadendo a Teramo? Non so se lei, che ha anche impegni più, diciamo così, importanti e che più o meno ha sott'occhio tutto ciò che accade non solo in regione ma anche a livello nazionale, ha avuto modo di seguire passo passo quanto accade a Teramo, perché davvero bisogna stare attentissimi perché da un'ora all'altra si perde qualche passaggio. È davvero una situazione unica che ormai credo possa diventare un caso a livello nazionale. Io credo che insomma non si debba essere orgogliosi di come insomma si sta vivendo il clima amministrativo in questa città da troppo, purtroppo troppo tempo, insomma. Io credo che il centrodestra abbia una responsabilità immensa. Questa è una città che ha subito tante difficoltà. Una difficoltà che la si vive, che io la definisco una forma un po' di isolamento, di distrazione, di marginalizzazione rispetto anche ad un quadro regionale. Questo è un po' storico, abbiamo sempre dovuto combattere, essendo la parte alta dell'Abruzzo, con quella che è il coracervo di interessi che è di Pescara. L'Aquila vive su questa storia della città capoluogo, adesso tutte le attenzioni per quell'evento del terremoto che poi peraltro ha interessato recentemente anche la nostra zona, e mi sembra che da questo punto di vista la guida di Teramo dovesse essere più ferma, più decisa, insomma più riconosciuta. Le divisioni, è difficile anche capire perché questa crisi non si svolge mai veramente all'interno del Consiglio Comunale, come sarebbe giusto. Io credo che se una coalizione si rende conto di non essere più in grado di guidare una città, ha il dovere di rendere note queste difficoltà, i motivi del perché, in maniera che tutti i cittadini possano farsene un'opinione. Questo non succede, non si capisce perché, altrimenti responsabilità vorrebbe che o si formalizza in Consiglio Comunale una crisi palese, altrimenti si lavora per far quanto è possibile per condurre questa città. Non avvengono nessuna delle due cose. Tanto che è paradossale che qualcuno, ed è paradossale che qualcuno vorrebbe imputare questa difficoltà alle forze di opposizione. Mi sembra veramente un rovesciamento di questa responsabilità, una cosa senza senso. I teramani votarono per il secondo mandato Bruck e la maggioranza che lo sorreggeva. Loro devono dire se sono in grado oppure molto onestamente dire: signori, vi chiediamo scusa, teramani, vi chiediamo scusa, chiediamo che si torni di nuovo ad un passaggio elettorale affinché Teramo abbia un nuovo sindaco e una nuova amministrazione. D'altra parte il Partito Democratico e le altre forze di opposizione hanno già presentato tutte le firme che erano in grado di mettere in campo per la sfiducia e quindi
mi sembra che i pezzi della maggioranza parlano di notte ma di giorno non abbiano mai il coraggio di uscire allo scoperto apponendo firme. Guardi, io so che si vocifera, insomma, non mi occupo direttamente della situazione perché credo che ci siano organismi locali ed è giusto che siano loro ad assumersi questa responsabilità. Io personalmente, per carattere, preferirei che queste cose venissero dette in consiglio comunale. Non mi appassiona la raccolta delle firme, insomma. Il PD comunque ha deciso per la firma. Esprimo una mia opinione personale. Questo fatto non mi appassiona perché mi sembra una mezza fuga. Questa è la sua, giustamente, opinione, naturalmente. Vedremo che cosa accadrà. L'unica certezza è che non c'è certezza in questa storia. In questo. E va bene, una certezza invece l'abbiamo a Nereto, dove, ahimè, è caduto, ormai questo è il termine che viene utilizzato in questi casi, è caduto il sindaco Di Flavio, e qui è un sindaco del PD, che è stato, diciamo così, anche tradito da un assessore. Che idea si è fatto anche di questa situazione? Guardi, proprio nello specifico, anche lì non conosco veramente tutti i dettagli. Io credo che quando un sindaco viene mandato a casa in questa maniera non è un bel esercizio per chi lo compie. Credo che un sindaco viene scelto, gli si debba dare la possibilità di lavorare, i collaboratori, i consiglieri, tutti insieme debbano. E se non hanno, anche lì, se non hanno il coraggio, magari avrebbero potuto mostrarlo più in consiglio. È successo, vabbè. Cioè, abbiamo una fortuna che sia Nereto e Setteramo, la prossima primavera, insomma, torneranno al voto, insomma, ecco, quindi la vacanza sarà non tanto lunga, non ci sarà, non so, sicuramente non ricordo il commissariamento, ma insomma sarà di breve durata, certo, qualche mese anziché un anno e qualche mese. Questa è l'unica, purtroppo, nota positiva, se si dovesse verificare che sia Teramo che Nereto, ma Nereto già lo è, fossero accomunati da questo triste destino. Però con le difficoltà che attraversano tanti nostri cittadini, questi esempi non riavvicinano la politica ai problemi veri della gente, che sono particolarmente seri, particolarmente sentiti, insomma. E chi fa politica a contatto con i cittadini permette di dire che io questo non l'ho mai perso, perché reputo, insomma, che questo sia il primo compito, quello, come devo dire, di annusare sempre cosa bolle nella tua comunità, che tu magari dirigi col tuo ruolo, certo. Ci sono situazioni familiari, di lavoro, giovani che veramente perdono la speranza, e queste cose non ci aiutano assolutamente, non aiutano il PD, non aiutano tutti. Decisamente no. Andiamo velocemente a dare uno sguardo anche ai siti internet in compagnia dell'onorevole Ginoble. Una mostra d'arte in ospedale per imparare a donare il sangue, ci racconta certastampa.it, oggi l'inaugurazione di questa bellissima iniziativa voluta dall'ASL di Teramo. Decisamente bellissima. Sì. E poi Palazzo Teramano rischia il crollo, il comune chiude una via, è deciso Bruchi cadrà lunedì 4 dicembre alle ore 12. Naturalmente qui c'è sempre il punto interrogativo, perché come abbiamo imparato a Teramo succede tutto il contrario di tutto. Assolutamente sì, se oggi dicono che andranno a firmare tra un'ora e mezza, non domani, è tutto il contrario. Quindi purtroppo le notizie diventano vecchie davvero da un minuto all'altro. Queste alcune delle notizie, appunto, riportate da Certa Stampa. Vediamo anche altri articoli, ecco, come questa, visto che restiamo in tema in questo modo. Il PD di Nereto si scaglia contro l'assessore traditore, rivendichiamo con forza e coraggio
Il lavoro fin qui svolto, i risultati raggiunti, ma esprimiamo sdegno e condanna politica per chi ha ritenuto di realizzare ancora una volta gli obiettivi personali e piccole rivalse sulla pelle della nostra comunità, spiegano appunto gli esponenti del PD. Quando però succedono queste cose mi permette di aggiungere la responsabilità, come devo dire, non va addebitata sempre, perché generalmente azioni come queste sono la conseguenza di episodi precedenti, insomma, no? Assolutamente sì. Bisogna sempre poi valutare le situazioni, da una parte e dall'altra. Andiamo a vedere adesso le notizie che ci propone velocemente anche cityrumors.it, rigoppiando all'hotel De Vacquare, ecco cosa Questo scrivono tremendo, i periti, questa è un'altra storiaccia tremenda. E poi Alba Adriatica, erosione diffida la regione per le nuove scogliere previste a Villa Rosa. E anche questa, vedi, onorevole Ginobili, io ho quasi l'impressione che in questa provincia spesso e volentieri degli argomenti poi si tralascino. 5, 6, se non di più anni fa, l'argomento del giorno era l'erosione costiera di Villa Rosa, è vero? Non mi sbaglio, è Martinsicuro soprattutto, ma diverse. Per anni il problema non è stato più toccato, adesso si ripropone, ma insomma, possibile che non c'è coerenza, che non c'è costanza nelle programma, sì, azioni, ha nella ragione. programmazione? Questo è un guaio della nostra regione, si cominciano interventi, poi si interrompono, poi sul momento, sempre con qualche volta ha ragione per mancanza di fondi, ma magari poi quando tornano gli stessi fondi non si prosegue su quel progetto, ci stanno altre emergenze. Questo dell'erosione è un problema serio. Io credo innanzitutto si dovrebbe come devo dire, decidere quale tipo di intervento è necessario e utile per la nostra costa. Cioè io vedo dei tratti dove ci stanno i pennelli, dei tratti dove ci stanno le scogliere, non è la stessa cosa. Si Certo. dovrebbe decidere una volta per tutte qual è il metodo che in questo tratto di costa dà risultati migliori. Per esempio, nel comune di Roseto, che abbiamo le scogliere di fronte, ha dato ottimi risultati, quindi perché non proseguire quello? Vedo altri tratti pennelli, da quello che mi hanno detto insomma, i tecnici del settore, hanno il problema che modificano in maniera più netta il flusso delle correnti e quindi dove rientrano queste correnti maggiore ancora di più. Ecco, quindi Mi hanno invece di migliorare spiegato, la situazione, poi probabilmente la peggiorano. E vabbè, si deve trovare assolutamente una soluzione. ML ci dice crisi comune stavolta è forse, giustamente, finita davvero. Dimissioni in blocco pronte per lunedì a mezzogiorno. Poi si parla del Braga, dopo quattro traslochi, il conservatore ha finalmente una nuova casa. Il prefetto ha nominato il commissario che reggerà l'ente Anereto fino alle elezioni. E poi si parla anche di voi, diciamo così, a Teramo l'onorevole Rosato, il padre della nuova legge elettorale, eccolo qui, che anche ancora ML ci racconta di questa vostra Ettore è iniziativa. giovane, insomma, già è padre di una legge elettorale, Beh, quindi poco non è, del resto, un ragazzo padre sono un ragazzo probabilmente. padre. E dunque, allora andiamo verso la conclusione della nostra bella chiacchierata, onorevole, anche perché lei, come sicuramente saprà, il venerdì è dedicato ad una rubrica tutta all'insegna della dolcezza e non solo, grazie alla nostra Adelaide Melles che tra poco ci spiegherà una nuova ricetta che io già conosco, ed è veramente niente male, quindi siamo tutti chiaramente in attesa di questo momento dolcissimo, ma forse oggi salatissimo, del venerdì. Parliamo un po' di lei, eh? Abbiamo parlato di queste elezioni politiche, c'è una nuova legge elettorale, questo famoso Rosatellum, eccetera, 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 ma che cosa farà l'onorevole Tommaso Ginoble? Mi fa una domanda in un momento particolare, come può insomma immaginare, alla vigilia della nuova tornata. C'è una parte di me che magari mi spinge a pensare di tentare un nuovo mandato, se il partito, se il mio partito mi reputasse all'altezza. E c'è una parte che dice, è da tanto tempo, non sono più ragazzo io, è ora che magari
Non lo so sinceramente, vediamo insomma, ma ho la serenità di affrontare tutte e due le scelte, insomma, veramente. Io devo ringraziare la mia comunità perché mi ha permesso di svolgere ruoli politici che mai avrei avrebbe immaginato quel ragazzo quando iniziò a fare politica, sinceramente. Credo di averlo fatto con tanta passione, con l'impegno, ognuno ci mette quello che ha, ho l'orgoglio di averlo fatto in maniera pulita, credo, con comportamenti sobri. Benissimo, e questa poi è la cosa più importante. In ogni caso, probabilmente, se non dovesse ripresentarsi per le elezioni politiche, potrebbe anche in qualche modo star vicino alla sua Roseto, che tra l'altro, obiettivamente, forse ha bisogno di una guida, di qualcuno che abbia un po' di esperienza, perché anche Roseto, diciamo che con le situazioni un po' così traballanti, allora, Roseto e Teramo se la battono un po'. Mi permette di aggiungere due cose e poi chiudiamo. Prego. Riguardo alla politica nazionale, io credo che chiunque sia, ma ci debba essere un rappresentante della provincia di Teramo a livello nazionale. Senz'altro. Con questa legge, se non ci battiamo e non siamo uniti, corriamo il rischio anche di non avere, parlo adesso del mio partito, poi certo, ognuno se la vede, di non avere rappresentanti anche in numero sufficiente per poter difendere quando serve. Roseto ha un bravissimo sindaco, ha un'amministrazione nuova, come tutte le cose all'inizio hanno nell'abbrivio, come devo dire, ci sono difficoltà, abbiamo ereditato una situazione dal punto di vista economico veramente catastrofica, abbiamo lavorato un anno, noi abbiamo avuto, mi permetto di dire, il MEF, un dirigente del MEF come ispettore per 2 mesi per le passate amministrazioni, 2 mesi, mai successo. Abbiamo passato il primo anno a cercare di mettere ordine ai conti, adesso mi sembra che più o meno ci siamo, mi permetto di dire che se dovessi tornare per un anno mi dirà cose diverse dell'amministrazione di Roseto. Ma questa Tari non è aumentata un po' troppo? C'è praticamente una città in rivolta? No. Adesso faremo, la Tari è aumentata, anche di parecchio, era necessario perché abbiamo ereditato anche lì un buco dell'amministrazione precedente che non aveva provveduto a riscuotere quando si doveva, ci sono dei regolamenti e delle leggi che vanno rispettati, noi dal prossimo anno ci prendiamo l'impegno ogni anno progressivamente di ridurlo di quel tanto per riportarlo a quanto era precedentemente. Però a Roseto ci sono stati problemi anche per i parcheggi a pagamento, ad esempio. Ci sono stati, mi permetto di dire, ci stanno, perché ogni novità adesso non ci sono più. C'è la gente che ha compreso con il pagamento, si figuri, insomma, 25 centesimi, un quarto d'ora, un euro. La gente si rende conto, che a Roseto non ci si viene più perché non si trovano i parcheggi. Sa lei che gente che voleva venire in un negozio a Roseto a fare compere non ci veniva perché di venerdì, sabato non trovava parcheggio. Così si crea anche una mobilità, non è possibile. Noi dobbiamo cominciare a comprendere che Roseto ha 27.000 abitanti, oramai è la seconda città della provincia di Teramo, è una grande città. Se mi permette, mi dà un esempio di una grande città dove non ci stanno i parcheggi a pagamento? No, assolutamente no. Allora, mi sta dando ragione nel fatto che ogni novità va a smuovere la pigrizia dei propri cittadini, ha bisogno di un tempo per essere compreso. Ogni grande innovazione all'inizio viene avversata. Io mi ricordo, ero ragazzetto, quando si rese il corso di Teramo pedonale. Credo che ci vuole la cera per difendere gli amministratori. Adesso se noi tornassimo a far passare le macchine nel corso di Teramo ci vorrebbe la cera per il contrario. Assolutamente. Per dire che però si è dirigenti anche per dirigere i processi, altrimenti saremmo seguenti agli stessi processi. A Roseto non è solo questo, cambieremo anche altre tante altre cose, perché siamo stati
eletti per amministrare in modo diverso da quelli che ci hanno preceduto e vogliamo metterli in atto. Vedrà quante altre novità ci saranno. Benissimo, io sono solo contenta, lo saranno i cittadini rosetani, ma anche tutti coloro che amano Roseto e si recano in questa splendida cittadina per trascorrere le vacanze estive e non solo, anche per fare una passeggiata nel cuore dell'inverno. C'è un turismo che ogni anno migliora, sia in numero che in qualità, e quindi è una cittadina molto viva anche dal punto di vista dell'economia, dei servizi, insomma. Roseto è una città caruccia che fa parte di quella che io credo una splendida provincia, che è quella di Ramana, mare, collina e montagne, come la provincia di Teramo, che non ci sia un'altra provincia in Italia. Bene, grazie onorevole Ginoble, quindi ricordiamo l'appuntamento, questa sera sarà polifunzionale della provincia alle 18.30 all'incontro con l'onorevole Ettore Rosato per spiegare al meglio questa nuova legge elettorale. Grazie onorevole Ginoble. Buona giornata. Ci fermiamo per poco, poi torniamo con la nostra Adelaide Melles. Ed eccoci qua, io vi esprimo subito la mia difficoltà, perché riuscire a condurre con un profumo che sta inebriando tutti gli studi, assolutamente sì, cara Adelaide, è veramente complicatissimo. Benvenuta, buongiorno, Adelaide. Serena, buongiorno a tutti. Cara Serena, è arrivato il freddo. È arrivato, sì, però è arrivato anche questo. Arrivederci, onorevole Ginoble, in diretta, noi lo salutiamo che giustamente ci sta lasciando, a noi piace, giustamente. Il bello della diretta è essere molto live durante le nostre trasmissioni. Ebbene, Adelaide. Oggi è 1° dicembre, Serena. Io non l'ho voluto dire all'inizio della puntata, perché altrimenti sai che sembro quei vecchietti, quelle vecchiette che giustamente dicono: oh, già quelle è arrivato che stanno ai cantieri Natale a vedere il cantiere, e poi parlano tra di loro e dicono: come sarà quest'inverno? Io lo so, perché l'ho sentito come sarà l'inverno. Come sarà? È molto freddo. Ecco, e soprattutto ci sarà la neve. Vedi, io già mi metto i miei. Io odio il mettere le cose sul collo. Se tu mi vedi con le cose sul collo è perché va freddo. Ok. Va bene. Ci avviciniamo al Natale, diciamo che mancano una ventina di giorni più o meno. Quindi io ho cominciato a pensare alle ricette natalizie. E mi è venuto in mente di preparare questi, sai perché rido? Perché praticamente non hanno un nome definito, okay. In quanto sono una via di mezzo tra un pandorino, come si può vedere, e un muffin, perché l'impasto in realtà è quello di un muffin, però mi sono detto, prepariamo dei segnaposto, perché in realtà questo è un segnaposto, vedi? È carino. Magnifico. Ci ho messo una pinzetta con Babbo Natale, ci ho messo del cielo, ne possiamo preparare molto facilmente, con una ricetta veramente facile, dei piccoli segnaposto che ovviamente poi sono commestibili che i nostri ospiti al limite, se vogliono, possono portare a casa come ricordo o durante il pasto mangiarli, oppure se non si vogliono fare segnaposto si possono mettere, siccome poi alla fine sono tipo muffin, all'interno ci sono delle olive nere snocciolate, tritate, e alcuni forse non si vede perché sono un po' dorati, questo per esempio c'ha un po' di concentrato di pomodoro, quindi dà un po' più sull'arancio come colore. E possiamo anche metterlo nel cestino del pane, usarlo proprio per i nostri antipasti affettati, insomma, come possiamo addirittura, vi do un'altra idea, se noi prendiamo il pandorino lo possiamo tagliare come si fa con i pandori grandi, sai? Sì, sì, come lo no? Tagliamo a 3 fettine longitudinali, sì. E lo facciamo con una mousse al formaggio, insomma, lo facciamo. E possiamo anche dargli magari la forma dell'albero di Natale. Sì, tipo stella. Certo, okay. Tipo stella, perfetto, che bella, ecco, idea. Sono delle idee così. Molto, molto carine. Ovviamente per dare quella forma è ci vuole uno stampo. Uno stampo. Uno lo stampo troviamo facilmente. Si trova facilmente, soprattutto in questo periodo. Questo quello che ho usato io in silicone, e vi consiglio di comprare quello in silicone perché è molto più facile sformarlo, ma si trovano tranquillamente, soprattutto ti ripeto in questo periodo che è praticamente natalizio. Si può anche pensare di farne uno un pochino più grande, tipo il panettone gastronomico, è presente? Sì. Quindi prendere uno stampo da 750 grammi e farne una porzione unica e poi tagliarlo come dicevi tu a stella e farlo salato.
ovviamente la ricetta, con questa ricetta che io vi darò, ne escono circa 6, per cui raddoppiatela, al limite triplicatela per farne uno grande. Insomma, la cosa simpatica, mi ha dato varie idee stamattina. Ma assolutamente sì, ma la cosa più simpatica è il nome di questi pandorini. Scusa, sono pandorini? Sì. Però l'impasto è dei muffin. Sì. Tu come l'avresti chiamati? Io non so come li avrei chiamati, ma la nostra Adelaide li ha chiamati puffin. Puffin salati, giustamente. Puffin salati. E allora, eccola qui la nostra ricetta che potete naturalmente copiare per bene, in modo da poter creare anche voi questi puffin salati. Volevo dire una cosa prima di dire la ricetta. Io su Facebook ho la mia pagina che si chiama Cucina con Adi. Se per caso qualcuno ha qualche dubbio, curiosità, vuole sapere qualcosa, può scrivermi direttamente sulla pagina. Io al massimo in 3-4, non è vero, in mezz'ora, cioè, come lo vedo la rispondo subito. Sicuramente, quindi, a meno che sia impegnata a cucinare nelle tue cucine o nei tuoi corsi o nelle tue trasmissioni, perché come tutti ben sapete la nostra Adelaide partecipa anche alla trasmissione A Casa di Ludo, in cui vi fa vedere materialmente tutte le bontà che porta il venerdì mattina nella nostra trasmissione. Quindi qui diciamo facciamo la teoria e poi e A Casa di Ludo la pratica, quindi è tutto collegato. Sì, passerà qualche giorno e poi andrà in onda la puntata, certo, con la registrazione, che adesso tra un po' prendo tutto e scappo. Ma i biscottini dell'altra volta com'erano? Buonissimi, ce li siamo mangiati tutti. Ecco, anche io che non amo molto il dolce. Non erano eccessivamente dolci, poi perché il lampone gli dava quell'acidulo buono. No, no, molto molto buono. Va bene, non divaghiamo, andiamo avanti con la ricetta perché le signore aspettano la ricetta. Eccola. Allora, i puffin salati. 200 g di farina zero, 3 uova, 110 g di latte, 80 g di olio extravergine di oliva. Se volete potete anche sostituirlo, sai, il nostro olio è un olio, il nostro olio abruzzese è un olio abbastanza bello, corposo, saporito. Se volete potete sostituirlo tranquillamente con dell'olio di semi, 50 g di parmigiano grattugiato, una bustina di lievito per torte salate, quindi non quello per i dolci ma quello per torte salate, 50 g di olive verdi denocciolate sminuzzate e poi un pizzico di sale, un pizzico di bicarbonato e un pizzico di pepe nero. Come si fa? Prendiamo una ciotola, due ciotole. Allora, i muffin hanno una regola. I muffin, parliamo anche dei muffin quelli dolci, eccetera, non vanno mescolati troppo, altrimenti in qualche modo perdono la loro morbidezza. Quindi si dice che abbiano la regola dei 12 cucchiai. Ti ho detto una cosa che non sapevi. Beh no, questa regola dei 12 cucchiai si non dice che non bisogna mescolarli più di 12 volte. Perché? Si fanno, perché altrimenti perdono, l'impasto non deve essere completamente liscio e omogeneo, ma un pochino grumoso, perché è proprio la caratteristica della loro... Quindi tu conti? No, non conto, io non conto, però mi rendo conto che se l'impasto non è completamente amalgamato bene, va bene così, non deve essere, sai come l'impasto del pan di Spagna che deve essere liscio, morbido, no? Vellutato, no, questo deve, è un impasto più rustico. Certo. Ed è proprio quello il trucco per farli venire soffici, non lavorare troppo l'impasto. Quindi separiamo, come si fa con i muffin normali, le polveri dai liquidi, quindi prendiamo una ciotola e ci mettiamo dentro le uova, il latte, l'olio, le cose liquide, e in un'altra mettiamo la farina setacciata con il lievito, il bicarbonato, il sale, il pepe, il parmigiano e mi sono scordata qualcosa? No, e niente, quindi prendiamo la ciotola con i liquidi, con una frusta mescoliamo e poi piano piano aggiungiamo le polveri ai liquidi e continuiamo a mescolare, non più di 12 volte. Ovviamente tu non conti, ma chi non è esperto è bene che conti un po'. Sì, conti un po'. non dico che a 12 si deve fermare. Vabbè, diciamo, necessariamente. No, però. No, però ecco, non mescoliamolo troppo l'impasto, okay. Non amalgamiamolo troppo. Una volta preparato l'impasto ci aggiungiamo quello che vogliamo, nel senso che stamattina
è il freddo. No, no, è il profumo dei muffin, credimi. Non ho ancora fatto colazione, quindi appunto. Può essere. Allora, olive denocciolate, pomodorini secchi, tutto quello che vi viene in mente che possa stare, pezzettini di formaggio, di pecorino per esempio, quello che volete. Questo è il momento di aggiungerlo. Dopodiché prendete il vostro stampo, lo ungete con, io uso questo spray fantastico che serve per imburrare, infarinare gli stampi, ormai non questo si... non l'avevo mai conosciuto prima. Cos'è questo? Dimmelo spray? Che ti sta aprendo un mondo. Eh no, mi stai aprendo l'universo proprio. Ok, esistono adesso degli spray che sono praticamente a base di oli vegetali, quindi non è che c'è l'olio extravergine dentro, però comunque per ungere, dai. Per ungere, e praticamente si fa una bella spruzzata di questo olio nella teglia e tu non devi più imburrare, infarinare, perché praticamente si chiamano oli staccanti. E vengono usati soprattutto per gli stampi in silicone che insomma soprattutto quelli che sono scanalati come questi per i pandorini, in modo che quando tu lo tiri fuori sei sicura che non resta dentro. Certo. E poi comunque io lo uso per tutto, anche per i dolci, perché è facilissimo, una bella spruzzata leggera, deve soltanto ungere lo stampo. E non scusa, vuoi mettere burro, farina, togli di tempo e quant'altro, certo. Ok, quindi mettiamo il nostro impasto nel nostro stampo. Stando attenti a lasciarne un quarto, cioè fino a tre quarti lo riempiamo e poi lo mettiamo in forno a 180 gradi per 20-25 minuti. Aspettiamo che si raffredda, non tirateli subito fuori perché visto che proprio lo stampo è fatto in modo particolare potrebbero leggermente non attaccarsi, però hanno bisogno di stabilizzarsi per tirarli fuori. E poi fatene quello che volete, nel senso, ecco, come vi ho detto io, si possono fare dei segnaposto, si possono decorare, ma anche soltanto così, con una mousse sopra, con un sac à poche, una mousse, che ne so, adesso mi viene in mente per esempio al salmone, sai, il salmone si mangia a Natale, certo. Decorato con del pepe rosa, insomma, sbizzarritevi, questa è l'idea iniziale che io vi do e poi... liberamente si può interpretare. Perfetto, e poi se vorrete sapere precisamente come si creano questi puffin, basta seguire Casa di Ludo e arriverà la puntata in cui la nostra Adelaide vi spiegherà per filo e per segno come si realizzano questi puffin. Sicuramente salati. Prima di Natale, così. Ma certo che sì, ma molto presto io direi e aggiungerei. Perfetto, grazie Adelaide, grazie a te. Ma io prima di salutare sì. Ho pensato di dare uno sguardo a quelle che sono le condizioni meteo, visto che tu mi parlavi del freddo. Grazie. E allora voglio che tutti sappiano quali sono le condizioni meteo odierne. Parliamo di Teramo per poi chiaramente diciamo dare un po' il punto per tutta la provincia. Oggi appunto la situazione è questa, sereno al mattino, nubi sparse nel pomeriggio e nella serata, quindi niente male, no, niente male. Oggi insomma anche le temperature non sono malvagie. Domani però, che è 2 dicembre, come puoi ben vedere, se al mattino è sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio inizierà la pioggia, pioggia debole per tutta la serata e per tutta la notte. E stessa cosa anche domenica 3 dicembre, pioverà tutto il giorno, moderata o debole. Queste sono le previsioni meteo del il meteo. Insomma, nel weekend che il tempo dovrebbe essere un po' più mite, voglio dire, il sole per chi lavora tutta la settimana, il weekend piove. Vabbè. Naturalmente, anche perché invece per lunedì 4 dicembre torna chiaramente il sole, certo. Ma è normale. Ma questo a che cosa serve? Affinché le signore casalinghe, in modo particolare la domenica, siano in casa a lavare panni, far lavatrici, perché poi il lunedì quel bucato si asciugherà alla luce del sole. È fatto di proposito. Pensavo che dicevi devono stare a fare i pandorini. No, il bucato. Ah, il bucato. Perché poi lunedì si deve perché asciugare. Perché tu che fai la domenica il bucato? Anche. Non cucini? No. Sì. Ecco, cioè, già Ludovica dice no, io non cucino. Anche tu non cucini. No, io cucino e come. Ma vabbè.
qui dovremmo aprire un capitolo. Va bene, magari va bene. In un'altra puntata di Prima di Tutto ti racconterò un po' qual è la mia vita. E allora capirai perché la domenica non cucino. Però io adoro cucinare, anzi, mi piace tantissimo. E sicuramente per la cena di Natale prenderò in considerazione i tuoi puffin. I puffin. Te lo posso assicurare. Va bene. Bene, bene. E allora, ragazzi, abbiamo visto anche quelle che sono le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Quindi oggi bella giornata, domani, dopodomani pioggia, moderata, ma comunque pioggia. E vabbè, pazienza, tanto ci siamo sempre noi, se rimanete in casa a farvi compagnia con i nostri programmi, così come faremo oggi. Perché naturalmente alle 12.30 torno a Casa di Ludo, alle 14, alle 19.15 i nostri telegiornali in diretta e naturalmente tutti gli approfondimenti alle 21, come sempre. Dopotutto con il nostro Francesco Marcozzi, che avrà come ospite il Giulianova Calcio, il Real Giulianova per essere precisi, con Verna Cotola. Ce ne sarà insomma da divertirsi, da spassarsela, e poi tutti i nostri approfondimenti che ormai conoscete bene. Io vi auguro un felicissimo fine settimana, noi naturalmente siamo sempre con voi anche domani, che è sabato, e naturalmente buon fine settimana tra te. I fornelli. E noi ci vediamo venerdì con un'altra ricettina natalizia, vediamo dai. Vediamo un po'. Ok, buona giornata a te. Arrivederci, ciao Adelaide, arrivederci a tutti.